sarebbe una trasmissione da vedere in punto di morte. Sono a casa in catene, gli atti escono tutti insieme. Ecco un podcast in azione che presto cambia la mia sorte. Cerbero, Pablo Podcast. Cerbero, Pablo Podcast. Marrani chirisce i depe, lei urla rana rana rana. Cerbero, Pablo Podcast. Dudubi vuole estinguersi, tre teste per un Cerbero. Cerbero, troppi goblin in questo mondo, non ho un clochard né tanto meno un depe, perché ogni giorno a maestro! Ma che stai a fa? Ricordate che squali stanno arrivando! Hello, clochard! E benvenuti in questa nuova trasmissione! Oggi abbiamo qui con noi un ospite che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, però gliela faremo una uguale. Lui è considerato e chiamato su YouTube il maestro, prima di quel fake di Bini, prima di quel fake del Pantatuber, di quel fake di Gischianto, il vero maestro, maestro dei maestri, il maestro dire, che venne prima di tutti gli altri maestri, era proprio lui, Akuma X-Rex. Attenzione, aspetta che qua siamo mutati. Salve ragazzi, salve. Beh, salve, come stai Akuma? Aspetta, sì, sto benissimo, grazie, sto benissimo. Grazie. Ma ci senti bene? Sì, sto benissimo, grazie. No, ma ci senti? Ah sì, ah, bisogna, aspetta, mi sento doppio, aspetta. Chiudi la live, no, no, già lo faccio. Sì, sì, infatti, sì, sì, ok. Sì. Devi sentire, no, perché qui, su Whereby. Ok, grazie, sì, sì, infatti, prego. Sì, ho staccato. Cioè, insomma, che dici, come va la vita, Akuma, maestro? Com'è, sì, sì, la vita, come... maestro? Guarda, io sono andato benissimo, grazie veramente, vi ringrazio di cuore. Diciamo che sto creando questa nuova vita insieme alla mia fidanzata e mio cognato, dopo diversi anni, cioè dopo solo diversi anni dalla mia famiglia. Dai, ti stai creando una nuova vita? Diciamo di sì, più o meno. Sì. E come stai facendo a crearti questa nuova vita? Che cosa fai di nuovo? Niente di che, la solita vita io da youtuber come al solito, e poi le sere siamo di social, no, perché di solito io utilizzo le parole un po' volgari, però divertendo, vabbè, comunque non le voglio dire oggi perché non è il mio canale. No, no, ma puoi dirle maestro, ma parla come mai, no, perché, ah ok, no perché a volte scherzato, invece di dire le sere dico le seghe, cioè, mi dissocio completamente. Comunque, fai le seghe? No. Ha detto fai seghe, vabbè, invece di dire le sere le seghe e riempiti di pippe, maestro. Ma come tutti noi alla fine, bella pippettina. Vabbè, tutti i maschi abbiamo le pippe che dobbiamo fare. Ma sì, una cosa goliardica che facciamo un po' tutti, insomma. Come di nostro solito, maestro, possiamo iniziare con le domande che riguardano la tua infanzia, no? Sì, però in realtà io inizierei, per far capire a chi non lo conosce, inizierei con una canzone, per far capire perché lei viene chiamato il maestro. Un po' di contesto, no? Sì, sì. Vai,
Akuma, con che canzone vorresti iniziare questa trasmissione? Mondo come una rovella, quello che è il brano che mi ha lanciato. Perfetto, vai, perfetto. Ok, mondo con vino, rovella, mondo con vino, rovella, mondo con vino, rovella, mondo con vino, rovella. Questo è il mio paese, ci vivo nel 93 e da quell'anno in poi non ho mai mollato questo paese. Io sono nato nell'89, a Battipaglia, ma non me ne impate di niente perché la vera importanza è dove sei cresciuto. E io sono cresciuto in questo piccolo paese, ne vado fiero. Mi ha fatto gioire, sorpreso, ride, arrabbiato. Tutto quello che ho combinato in tutti questi anni, con i miei grandi talenti, ho voglia di fare i tournée, voglio visitare Pisciotta, Salerno, Sanno, Capaccia, Velino, Eboli. Pure nelle altre regioni come Bologna, Venezia, Milano, Sardegna. Ma nel mio cuore c'è soltanto il mio paese di sempre. E ne vado fiero! Viva Monte Corvino, Rovella! 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 Sempre, yeah. Mamma mia, cioè, veramente un'esibizione magistrale del nostro maestro. Mai vista al Cerbero, posso dire. Un'enfasi, una carica vitale, deve veramente... da fare invidia. Guarda. Ma questo paese, Monte Corvino Rovella, no? È dove abiti, giusto? Sì, però oggi come oggi vivo in una frazione di Monte Corvino Rovella, chiamato Gauro. Ok, e questo, cioè, mo lo so che tu ne hai parlato in questa tua canzone, però cioè, che cosa pensi di questo tuo paese? Cioè, no, non te rompi le palle in un paesino così piccolo? No. Ma poi perché il mio paese che ho sempre amato, lo so, è piccolo, non è come grande Roma, non è grande come gli USA, non è grande come Tokyo, però ma il mio cuore è sempre la mia piccola città. Cioè, poi ti volevo solo fare un'obiezione, che comunque qua siamo al Cerbero Podcast, il podcast di informazione ufficiale italiano, e tu hai detto come le altre regioni come Bologna, però Bologna non è una regione, lo sai, no? Vabbè, mi sono confuso le idee. Vabbè, no, sta, c'è un lapsus. Un lapsus, vabbè, è normale. Tu, Akuma, parlaci un po' di te. Come eri piccolo, no? Quando eri piccolo. No, io, allora, devo essere sincero, quando ero piccolo, ero proprio piccolo, proprio ribelle a volte, cioè... Ribelle? Ribelle, sì. A quale cioè, età? Senso, partiamo proprio da tipo asilo. Una parte di me c'è rimasto io ribelle e sono anche pure io adesso, però quando c'ho ragione, ma quando c'ho il torto, abbasso la cresta e chiedo su. Ma abbassi la cresta proprio letteralmente? Quella che hai in testa? Sì, sì, come quello c'è anche. Ma in che senso eri ribelle da piccolo? Cosa facevi? No, perché a volte, capito, per esempio correvo a destra e a sinistra, dicevo parole poi insensate, cioè, perché prima non parlavo bene, cioè avevo problemi di linguaggio a volte. Ah, in che senso dicevi parole insensate? No, parlavo in tedesco dialetto, non mi ricordo, mi ricordo solo di Dudala, una cosa del genere, non mi ricordavo più. Vabbè, eri già praticamente un canterino. No, io ero subito l'artista. Ah, allora, poi parlando di musica, io ero già cresciuto con le canzoni napoletane. Prima Gigi D'Alessio e poi Angelo. Poi mi sono anche ambientato anche nel pop, poi il rock, un po' di tutto. E qual è però stata... quello che mi ha affascinato di più è il dance, sempre. Perché il dance. Sono E qual è stata la tua più grande fonte di ispirazione in ambito canoro? Allora, parlando di a livello vocale, se parliamo di come posso dire, di canto, quello a livello napoletano, quello Nino D'Angelo. Ma se parliamo di italiano, diciamo Fabi Fibra, perché mi piace il rap. Io so che comunque tu sei anche un grande ammiratore di Michael Jackson. Sì, sì, anche. Anzi, più che altro io però non è che ho iniziato col canto, ho iniziato col ballo. Ci puoi far vedere un esempio di ballo? Ma certo. Scusate. Ok. No, perché questa stanza è piccolina. Vabbè, come preferisci. Scasso. Ok, vai così. Ah, era proprio un esempio. Un esempio, diciamo, lei ci ha mostrato un passo.
Diciamo questo qua, com'è che viene chiamato questo insieme di passi che portano ad una molleggiatura del corpo importante? Guarda, io non ho mai dato un nome al mio ballo perché non aveva avuto senso. Non aveva avuto senso, avevo chiamato in tanti modi, avevo chiamato, per esempio, come il penultimo album, ho chiamato Dance Shock, oppure l'ultimo album, Dance Stream of the Night, un esempio, ma non ho mai dato un nome perché non ha importanza. Ma tu ti ricordi un momento della tua infanzia dove hai capito che avresti intrapreso un percorso artistico? No, devo essere sincero, cioè io devo essere sincero, sì. È vero, ciò diciamo di quella cosa che mi piace cantare, ballare, ma anche recitare anche, perché da bambino pure già recitavo da bambino. Ok. Mi ricordavo che... La prima cosa che hai fatto è la recitazione, il ballo o il canto? Allora, devo essere preciso, è il ballo prima. Ok, secondo invece è recitazione. Ok. E poi il canto, perché il canto prima all'inizio per me era solo un hobby. Certo. Ma da quando invece sono entrato nel mondo di YouTube, invece di fare le solite cover, cioè fai il copia e incolla di un altro artista, mi sono buttato, diciamo, alla voglia di scrivermi un pezzo tutto mio. Monte Corvino Rovella, dici, no? No, avevo scritto pure altri pezzi. Altri, ok. Ma devo essere sincero, altri pezzi, diciamo, non erano un granché. Invece Monte Corvino Rovella, diciamo, è quella, diciamo, che sono riuscito a farmi proprio lanciare proprio nel... La sei sentita, no? Non pensavo di arrivare a quei livelli. La sei sentita? O sapevi che c'avevi, diciamo, tra le mani una bomba? No. Giuro no. Non lo sapevo, però poi hai visto che... No, quando l'hai fatta uscire intendo, no? Quando il lavoro era finito, con tanto proprio che era pronto, diciamo, proprio per essere messo su YouTube. Te lo sentivi? Diciamo che... No, in realtà diciamo che c'è un lavoro di passione, ma non pensavo che quella canzone poteva essere una bomba. Non ci ho pensato minimamente. Perché mi sono sempre detto che io canto, ballo, recito, ma solo per intrattenimento. Non quella cosa di... Di cercare di sfondare. Vabbè, ancora una cosa, no, maestro, ma quando è che tu ti sei reso conto che hai fatto il boom? Mi sono reso conto dopo svariate, diciamo, di puntate al radiofonico. Là mi sono proprio rimasto su, cioè, sono rimasto a bocca asciutta. Io ci sono rimasto. Com'è possibile una cosa del genere? Ma comunque, cioè, io volevo dire che come i più grandi artisti, pure Akuma, lui crea arte per se stesso, non lo fa per compiacere il pubblico. Il pubblico è un mero spettatore e subente dell'arte che gli viene propagata dall'artista. Deve stare pure muto lo spettatore, cioè, di fronte ad un'opera, qualsiasi essa sia. Sei d'accordo, Akuma? Guarda, sì, sono d'accordo. Beh, questo è importante per un artista, fa anche capire che non gliene frega un cazzo di tirar fuori i prodotti solamente per le persone. Quindi, insomma, questo qua ti fa molto onore, mio caro maestro. Ma tu hai qualche progetto futuro, qualche idea? Ah, già abbiamo finito l'intervista? No, è una domanda mia per curiosità, sì. No, certo. Per sapere se c'ha progetti futuri. Io sono andato come al solito. Io in questo momento però su YouTube me la sto passando un po' male perché... Allora, in questo momento sono chiuso in questa nuova stanza e purtroppo parte tutto l'eco. Se sentite bene dal microfono, si sente bene l'eco, un po' pazzesco proprio, non si può lavorare in questo modo. Ci devo mettere dei forno sobbendi, ci devo fare la porta nuova, devo mettere pure prese nuove, addirittura. E quindi questo, diciamo, è un mio problema principale. C'è cioè, un ancora, lavoro dispendioso. Beh, certo. Per questo il mio ultimo album, diciamo, che si chiama... aspetta, non mi ricordo il nome dell'album. Ah sì, The Phenomenal. L'ultimo album che avevo pubblicato è stato un floppissimo, ma non per via del mio lavoro, cioè, diciamo, per via del mio lavoro, ma per via dell'ego che proprio, diciamo, che mi ha dato problemi. Allora, ora lo cerchiamo su YouTube. Fenomena? No, Fenomena. The Phenomenal lo trovi su Spotify, non su YouTube. Ok, su Spotify. Okay. Solo su Spotify? Sì, per ora sì. E non ce l'abbiamo. Canzone, diciamo,
La canzone, diciamo che sono arrivato col, in radio, il singolo si chiama Denti, dove farò anche uscire su YouTube, però con la qualità audio migliore rispetto a quello che avevo lanciato. Ma dopo diamo anche un contributo per far vedere, insomma, qualcos'altro che hai messo su YouTube, qualcosa di significativo per te, perché io sono anche curioso di sapere qual è che sono i progetti, a parte Montecorvino Rovella, che ti rendono fiero, no, del tuo percorso su YouTube. Intendo più i video, diciamo, non solo ed esclusivamente canzoni, ma questo ci arriveremo momento, dopo. Sì, posso rispondere a questo semplicemente. Allora, ecco, siamo sulla tua pagina Spotify, The Phenomenal. Adesso metteremo il pezzo. Allora, quale pezzo? Allora, intanto facciamo vedere qua, facciamo reaction. Questi qua sono tutti i pezzi del maestro, pezzi dell'album. Quale ci consigli di sentire tra tutti questi? Denti, perché quella Denti. È la canzone più ascoltata. Denti. Ok. Ma un pezzo autobiografico? No, non credo. Però vabbè. Prodotta da Dan Kitt, cioè il. Ok. Ma perché ridi, Gianlu? Eh? Perché hai riso la mia domanda? Non stavo ridendo. Ah, ok. No. Ok. Prego. Ascoltiamo Denti. Aspetta, la rimettiamo da capo, che ho sentito un lamento. Aspetta, buoni un attimo, qua dobbiamo alzare un po' l'audio. Ecco. Facciamo chirurgicamente. Ho avuto la disgrazia, peggio se vado in Croazia, con tempo si straccia, Dio non mi ringrazia, vivo nella pigrizia, in poca sono stato straziato, mi sento molto agitato, ma non sono stato abusato, ora mi sento malato, ho un dolore che è delicato, per questo non mi sono allenato, purtroppo ero destinato, cavolo, ora mi sento molto triggerato, uno l'ho salvato, mezzo avvisato, denti, denti, ho perso i miei denti, e ora cerco di avere nuovi denti. Denti, denti, vorrei avere nuovi denti, vi prego voglio nuovi denti. Denti, denti, dentisti mettetemi nuovi denti, non voglio rimanere senza denti. Denti, denti, il mio desiderio è nuovi denti. Non voglio stare senza denti. Sono stendato, gioco d'azzardo. Seguo il campionato, intanto è ritardato. Infatti non sono puntuale, anzi sono sensuale. Con la voglia di sesso anale, non sono mai stato banale. Noto solo la mia povertà, i miei contenuti non ho età. Indosso con la leggia che con i denti a metà. Mi mangio troppo banale, ho la voglia di mangiare. Ma purtroppo sui miei denti mi fa davvero male. Denti, denti, ho perso i miei denti e ora cerco di avere nuovi denti. Denti, denti, vorrei avere nuovi denti, vi prego voglio nuovi denti. Denti, denti, ce li ascolteremo tutta. Mettetemi nuovi denti, non voglio certo rimanere senza denti. Denti, denti, il mio desiderio è nuovi denti, non voglio stare senza denti. Arachesma, quadruplo 8, Montecorvino, Rovella, Cage Gang. Amo gli aerospaziali, ma sto negli ospedali, con operazioni artificiali, faccio video virali, lampo sui medicali, bollo con le ali, a me segno dei regali, certi momenti, sono commoventi, avendo già i fallimenti, con i dottori qui presenti, sfido tutti i combattimenti, salto tutti questi commenti, e mi chiedo sempre come fossero i giocatori senza denti. Denti, 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 denti. Un po' no, in realtà l'avevo aggiunto perché sapevo che era in tendenza, allora ho preferito aggiungere anche questa frase. La scelta di marketing. Io sono molto curioso del testo, no? Perché ho sentito un testo molto sentito, il classico testo che penso tu abbia scritto con le luci spente, chino sulla tua scrivania.
all'interno del tuo appartamento, no? Io quando lavoro io sono serio, professionale, so quello che scrivo, lo scrivo col cuore. No, Questa nessuno mette in canzone. dubbio. Giallo, no, ti sei sbagliato, Giallo. Nessuno mette in dubbio questo, maestro, ci mancherebbe, ma lo so che lei scrive le cose col Io quando cuore. ho chiesto se fosse un pezzo autobiografico, cioè, perché comunque tu ti riferisci ai tuoi denti, no? Sì, mi riferisco ai miei denti perché purtroppo è capitato che purtroppo io per non curarmeli li ho persi proprio, cioè alcuni li ho persi, cioè, sono caduti da sole, solo due denti in realtà, gli altri invece me li ha tolti il dentista. Ora diciamo, ho denti bianchi e come ti posso dire, e vabbè, mi deve mettere solo i denti nuovi, però solo che Ah, quindi di solito. nel tuo progetto. Ah, ok. Puoi metterti dei denti nuovi, però costano tanto. Eh sì, Quanto costa? Ma per curiosità appunto, proprio. dove vado io è un dentista molto bravo, professionale, si chiama Giuseppe Cappinelli, lo saluto, e mi ha detto che mi costava 600 euro, quello più economico. Ok. Vabbè, comunque tu nella canzone dici no, non voglio stare senza denti. Quindi esprimi comunque questo desiderio di sentirti di nuovo co completo, no? Non è. Sì, facendo i denti nuovi sì, mi sento più completo. Questo ti dà, quindi averli persi ti dà una sensazione di incompletezza, di vuoto. Diciamo più di sfiga più che altro, mi disse lui. Certo. Ma io infatti anche per questo volevo parlare del testo di questa canzone, no? Che all'interno ci sono i tuoi vari pensieri. Insomma, sarebbe bello che tu ne parlassi qui al Cerbero, se vuoi. Ma certo che ne posso parlare. Prego. Perché io nella mia vita mi sento veramente uno sfigato, cioè tutti dicono no, ma non lo sei, non lo sai, io invece no, lo sono, cioè invece lo sono per diversi motivi, capisci? Cioè, per come la passo io la vita, cioè tutto il E cos'è resto. che ti rende uno sfigato, secondo te? Già a prescindere a partire dai denti, cioè, mancanti, cioè questa è la cosa che mi porta sfiga, altre cose mi capitano male, altre cose, per esempio c'ho la vicina che si mette a pecorino con tutta la mascherina, mi dissocio, che Ma in che ti dà senso? problemi se faccio casino qui dentro, per La questo vicina caga cazzi, mamma mia, ma oh. che è una vecchia? Vabbè, è una vecchia sì, una vecchia sì. dai una bastonata. Sì, sì. No, io la passo, la passata però ce la metto da di dietro, però. Ci dissociamo dalla violenza. Sì, però distogliamoci dalla violenza. E se dovessi dedicare un freestyle alla vicina in questo momento, cosa le diresti? Fammi sentire vicina che ti metti sempre a pecorino con tutta la mascherina. Mamma mia, Giallo, cioè io veramente sono allibito. Comunque prima avete detto, se non mi sbaglio, uno di voi due avete detto una cosa sensazionale che deve pensare a se stesso durante le canzoni. Sono d'accordo perché nel penultimo album ho scritto due pezzi, ma proprio pesanti, vita di meno 18 anni. Tipo, Anzi, com'è che si chiamano? Che li ascoltiamo, magari. Però io spero, io comunque mi dissocio, ok? La prima chiama, cioè quella canzone che ha fatto molto successo, è l'unico rivale di Montecorvino Rovella, l'unico. Come si chiama? Schiavo Lo schiavo del sesso, mi dissocio. del sesso? Ma sta su YouTube questa? Questa sta anche su YouTube Ah, allora e mettiamola su YouTube. C'è il video ufficiale? c'è anche il video ufficiale, esatto. Ma parlaci di questa canzone. Come mai Allora, lo schiavo del questa. sesso? Che sei stato schiavizzato? Oppure il Diciamo sesso ti rende schiavo? che, allora, diciamo che in questa canzone, poi io ho fatto un videoclip tutta a mio modo, che in realtà era un videoclip doveva essere bello, cioè che in realtà non dovevo farlo da solo, ma dovevo farlo con altre persone, però non ho nessuno, quindi ho dovuto farlo tutto da solo come mi è capitato. Vabbè, comunque questa Però questa canzone. scelta La del titolo, narrazione. di cosa Sì, parla? lo dico. 7-8 donne rapiscono un uomo, lo mettono in catene e l'unica cosa che fanno? Una sola cosa, sesso. Ecco perché viene chiamato lo schiavo del sesso. Ma è un tuo sogno Molto onirotico? erotico, molto. No, è un Ma è un tuo tuo sogno sogno? onirotico, dico. Ah, il mio sogno erotico. No.
Cioè, no, no, è una dobbiamo essere onesti qua al Cerbero. Voglio capire questo. È un tuo sogno oppure per te è proprio una cosa che ti fa ribrezzo e dici oddio, oh mio Dio, sono legato, non posso far nulla, guarda, mi stanno strumando il pipino. Cioè, com'è che tu te la vivresti una cosa del genere? No, io no, no, schiavizzare in questa maniera no. Che cioè, la violenza sua cura, vabbè, ping pong ci sta, però ma non nella vita reale. Perché sarebbe peggio. A te darebbe fastidio essere scopato da sette donne, diciamo. No, allora, non è che mi dà fastidio scopare sette donne. Il problema di questa canzone che ho scritto, l'uomo è rimasto sempre schiavo, cioè non esce più da lì. Cioè è anche prigioniero di quello. Sono molto curioso, sono molto curioso di ascoltare questo tuo pezzo. Intanto qua possiamo anche metterlo, no? Vediamo il video ufficiale. Prego. Di lo schiavo del sesso, Aguma X-Rex. Occhio che non c'è il volume. Non so se si può vedere perché... No, si vede, ok, perfetto. ma cos'è questa cosa? Oddio! Ma come inizia sto video? Aspetta! Ma poi l'hai sentito il rantolo? Sì, sì. E senti? No, allora, questo inizio... Dici, Aguma, dici. Perché praticamente è stordito, cioè gli hanno dato una mazzata in testa, gli hanno dato. A chi? E le donne hanno dato questo. Allo schiavo, ok, lo giustamente. Schiavo. Aspetta che ti... Mo facciamo play e ti inseriamo chirurgicamente anche qua. Però attenzione perché qua ho messo parole durissime. Vabbè, non fa niente, assaporiamo bene quest'intro. Anche su 0,25 io vedrei. Aspetta, prima la voglio vedere. Vabbè, 0,25, hai ragione anche tu. Perché proprio bisogna assaporarla, diciamo. Manca normale, 0,25. Il volume. Ah! Ok, no, aspetta. È l'artista, comunque non smetterò mai di dire. La rimetto normale. È l'artista, io ti giuro. No, questa è arte. Non ho parole. Io sono serissimo quando dico che questa è arte in quanto provoca una reazione emotiva a colui che la subisce, tra virgolette. Giustissimo. Quindi viene collocata in un certo tipo di range artistico. E poi magari sia discostante da quello inteso dall'artista, è un altro discorso. Però comunque si mette, si colloca in un tipo di intrattenimento. Sì. Diciamo che volevo dare un intrattenimento però più adulto. Certo. No. Ci sta, maestro. Adesso ci vogliamo gustare bene il video, ma soprattutto della canzone. Gianluca, perché dai, non parlare sopra la canzone. Questo è proprio sono a casa in catene. Non mi sento molto bene. È proprio la rappresentazione. Sono a casa in catene, non mi sento molto bene. Dai, Luca. Prima mi hanno seguito e poi mi hanno rapito. Mi hanno addormentato e poi mi hanno legato.
Qui è iniziato tutto il casino, mi trattano come un burattino. Non sopporto queste strelle, sono bloccato da questi sigilli. Mi usano come un trofeo, mi capperò con lo scarabeo. Non sono un coglione africano, perché io sono un italiano. Chiuso in una gabbia per uccellini, mi torturano con i fumini. Sono tutte vestite in bikini, mi fanno svenire con i pompini. Queste troie mi stanno soprando, non mi lasciano più in libertà. Sono condannato, lo schiavo del sesso. Queste troie mi stanno consumando, non mi lasciano più tregua. Nessuna via di uscita, lo schiavo del sesso. Queste troie voglio solo sesso, io non ce la faccio più. Questo è un incubo, lo schiavo del sesso. Queste troie sono una minaccia, sono l'estremo delle forze. Sono nell'inferno, lo schiavo del sesso. Questa vita è una maledizione, sto morendo sulla frustrazione. Credo che sono meglio di Gabri e Gargo, ma non nemmeno la metà di Gargo. Quella stronza sessuale inglese, mi bacia sulla bocca alla francese. Mi fanno solo cose proibite, sessualmente mi dicono goditi. Queste puttane sono decise, mi fottono su queste fottute rime. Sugli occhi mi hanno ammendato, mi sento troppo agitato. Sulle ferite lasciano i segni, c'è poco da stare allegri. E quella dottoressa Fanfani di sicuro mi porterà domani. Queste troie mi stanno soprando, non mi lasciano più in libertà. Sono condannato, lo schiavo del sesso. Queste troie mi stanno consumando, non mi lasciano più tregua. Nessuna via di uscita, lo schiavo del sesso. Queste troie voglio solo sesso, io non ce la faccio più. Questo è un incubo, lo schiavo del sesso. Queste troie sono una minaccia, sono l'estremo delle forze. Sono nell'inferno, lo schiavo del sesso. No! 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 Orchestra! Queste troie mi stanno soprando, non mi lasciano più in libertà. Sono condannato, lo schiavo del sesso. Queste troie mi stanno consumando, non mi lasciano più tregua. Nessuna via di uscita, lo schiavo del sesso. Queste troie voglio solo sesso, io non ce la faccio più. Questo è un incubo, lo schiavo del sesso. Queste troie sono una minaccia, sono l'estremo delle forze. Sono nell'inferno, lo schiavo del sesso. Mamma mia, brividi. E brividi. Un testo crudo che fa capire molto, no? Queste troie sono una minaccia, non ce la faccio più. Lo schiavo del sesso. Ma da cosa hai tratto ispirazione per scrivere questo pezzo? A me no, io sono un cantante molto fantasioso. Ma una cioè, cosa. Ti sei immaginato una situazione del genere, esatto. Io faccio pure dei sogni di questi tipi. Akuma, tu com'è che le vedi queste troie? Nel senso, com'è che te le immagini? Cioè, a chi hai dato quel volto? Che volti vedevi mentre pensavi a queste troie? Diciamo che no, erano belle, cioè nel senso di faccia, di capelli, come sono fatte, tutto il resto. Però dico troie nel senso. Ma erano che... delle balene? No, erano pure quelle belle. Qualche balena c'è sta e altre no. Hanno pure bel fisico, c'hanno. Però dico troie nel senso che mi rapiscono per fare solo quello e basta, capisci? Cioè, non mi fanno neanche uscire. Capito? Però... quella è la sensazione. Comunque io volevo anche adesso intervenire un attimo. Perché un pezzo di una canzone, se sentite bene le parole, qua hanno già scritto razzismo. Allora, come io razzismo? Mi disco tutto. Allora, perché io dico coglione africano, ok? Io però in quella frase non è per dare, diciamo, cioè rivolta agli africani, no. Quello lì è un insulto preso a buffo. Che senso preso a buffo? Allora ti spiego, ti faccio... Adesso io te lo dico. Io andavo a lavorare con mio padre, i tempi 2007-2008, non mi ricordavo gli anni. Lavoravo con mio padre, oltre alla scuola. Che lavoro era? Perdonami. Io come sbagliavo qualcosa,
Quando mi capitava, lui mi diceva: ma tu sei un coglio africano, così, capito? Cioè, però l'ha presa a buffo, non è per razzismo, ma l'ha detto per insultarmi. Quello è il senso. Innanzitutto, che lavoro era? Curioso. Ofiere vecchia. Come? Ofiere vecchia. I ferri vecchi, cioè vendevi... Vendevate... prendiamo i ferri vecchi. Prendiamo i ferri e li portiamo a una specie di discarica di ferri. I ferri, ma le pistole? No, ferri. Ma i tiziani? Per esempio la cucina, il lavandino, tutto il resto. Questo tipo qui. Ok, e quando tu sbagliavi, tuo padre ti diceva quella cosa? Mi faceva quell'insulto lì. Però un po' razzista. No, perché si voleva, no, perché se voleva essere razzista, invece di dire africano, diceva africani. Quello è il razzismo, ma uno solo no. A parte quello, comunque, in ogni caso... È un word, infatti, è... Ce l'aveva con me, non che ce l'aveva proprio con un africano vero e proprio. Chiaro? Non ho capito, no, puoi ripetere l'ultima frase, non ho capito. Allora, lui, se voleva essere razzista, sì, invece di dire africano, lui diceva africani. Giusto. Africani. Quella è la cosa. Oh, giusto, quella giusto. Quella è la cosa, sì. Certo. Allora, però in ogni caso quell'insulto lì che aveva detto, quello mi insultava a me, non mica proprio un africano vero e proprio, perché per mio padre non si permetteva una cosa del genere, capito? Io più invece, cioè, di prendere il razzismo, l'ho presa a ridere perché sapevo che è un insulto, cioè, capito? Però usare africano come insulto non è un po' razzista, cioè affiancare la parola africano ad una connotazione negativa nei tuoi confronti. Beh, allora, forse ci può anche stare, per chi non lo capisce, diciamo, l'insulto di mio padre. Ci può anche stare, per carità. Ma vi posso assicurare che non lo è, perché un insulto del genere non è proprio da razzista, perché invece perché il razzismo si basa su tutti, non su un unico individuo. Certo. Questo comunque, è vero, fattuale. Quello è fattuale, questo non fa una pecca. Comunque sì, io è vero. Nel testo ho scritto io sono in italiano, nel testo è vero. Sembra un razzismo, ma vi posso assicurare che non sia così. Infatti Marra un po' ci è rimasto male, lo saluto Marra, si è rimasto male perché pensava che stava capendo male. Io meno male, mi sono intervenuto in privato per questa cosa e ci siamo chiariti da questo. Ma che ti ha detto Marra? No, perché io l'ho detto. No, perché Marra si era sentito un po' offeso perché c'era quel battuta di razzista lì. Allora io mi sono intervenuto a dirgli che quello là non è razzismo. Primo, perché non è a plurale, e secondo, è un insulto preso a buffo. Beh, tra le tante gimmick di Marra c'è pure quella che è un po' africana, no? Sì, no, ma io... Vabbè, no, ma è una gimmick... No. La gimmick, vabbè, è una cosa vecchia, non la dice più fortunatamente, sì, questa cosa. Però insomma non è... Vabbè, allora io so, ma lo dico con tutto l'affetto del sì, mondo. Sì, no, ma fattualmente io so pure c'ho altra bella, cioè, sono un po' tedesco, un po' spagnolo. Tu? Sì. Sei bisnonni. Pure io c'ho un bisnonno. Ma io sono romano verace, Akuma. Hai capito? Ma io ti sento già dall'accento che porti. E ti dissocio dalla Germania, pure se ogni tanto mi parte un po'. E io sono palermitano che parla napoletano. Vivrò in un paese romano. Cosa? Allora, io sono salernitano, sì. Parlo in napoletano e un giorno vivrò in un paese romano. Ma è una rima o lo vuoi fare veramente? No, è una rima, è una rima. Ah, okay. No, perché se magari ti trasferivi a Anzio, non lo so, a Fregene. Dove comunque vuoi? Ci sono stato a Roma, però quelle poche tempo e quelle poche volte mi è piaciuto Roma, vi dico la verità, mi è piaciuto. Ok, ma comunque io adesso vorrei fare un altro momento artistico. Ci hai dimostrato il tuo canto, ci hai dimostrato il tuo ballo, è arrivato il momento di dimostrare la recitazione, secondo me. Bene. Quindi ti va di recitare un monologo? Allora, certo. Allora, okay. Io adesso ti faccio
Aspetta, fammi pensare. Sì, ce l'ho. Allora, faccio una parte di Robocop. Non so se lo conoscete. Come no, Robocop? Però non quello del 2014, quello del 1980. Gli anni 80, sì. Okay. Perché quello, diciamo, che mi sta a cuore. Mi dispiace quello del 2014 perché era una buona idea, però sfruttata male. Ne sei sincero. Ok. Allora. Benvenuta, gente. Di solito non prendiamo appuntamenti. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Aspetta un attimo. No, che qua è successa una cosa gravissima, scusa. Che è successo? Scusa dell'interruzione, però abbiamo... Oddio, pensavo che non ridevo così da un sacco di tempo. Aspetta, no, non posso metterla, non è banale. No, lo spiego io, Gianlu. Evito il ban. Allora, Gianluca stava cercando su Google come si dicesse rana in tedesco, ok? Ed esci da fuori. No, aspetta, Gianluca. E... chi già sa il tedesco avrà capito perché Gianluca sta ridendo, perché nel momento... Aspetta, metti reaction, però metto io. Nel momento in cui lui ha cercato rana da italiano a tedesco, è uscita questa cosa, ho detto, è fatto già lui. Non lo... No! Frosch. Come Porsche? Frosch. Immaginavo più un Frosch. No! Gianluca! è tedesco! Frosch. Greve. Grevissimo. Frosch, è parabile Frosch, non posso dire. Ma che crede cosa, maestro? Non mi faccia irritare. Ma ora io non posso neanche dire rana. Frosch. Così, no? No. Come? Ragazzi, io ringrazio il nostro caro De Spiegable Monday, ma mi hai aperto un mondo. Mi hai aperto un mondo con questo Frosch. Vabbè, torniamo, scusate per l'introduzione, al monologo tratto da Robocop. Ok, allora, c'è quella scena che ci sta, aspetta, non mi ricordo il nome, l'altro, quello vestito, giacca e cravatta, non mi ricordo adesso. L'avevo fatto. Non mi ricordo, vabbè, comunque questa qui parla con Robocop perché Robocop viene lì per arrestarlo. Ok. Però purtroppo succede un casinoccio. Ok. Allora. Benvenuta, gente. Di solito accetto solo appuntamenti, ma in ogni caso le faccio un'eccezione. Lei è stato di arresto. E per quale accusa me lo dice? Favoreggiamento per un noto criminale. Se fa quasi che qua è veramente grave. Mi ammetti allora? Certo, lo farò. Che ne succede, gente? Le dico io che cosa succede. È una piccola polizia chiamata Direttiva 4. Il mio misero contributo psicologico, gente. Qualunque tenta di arrestare un altro dell'OCP, gli succede una crisi. Ah! Che credevi? Credevi di essere un poliziotto qualunque? E non possiamo permetterci di dare colpevole, ti pare? Vedo che voglio la voglia di combattere. No! Forse hai bisogno di un mio amico. Ho dovuto uccidere Bob Motto perché aveva fatto uno sbaglio. E adesso è ora di cancellare quello sbaglio. Ma stanno combattendo i bravi. No.
In pratica combattevano, cioè... Eh? Combattevano, cioè... No, certo, una scena di combattimento. Continuo oppure no, filmiamo qua? No, no, finiamo, no, se vuoi continuare, cosa succede dopo? No, continuo. Vai. Wow. Guarda, ehi, che palle, vabbè, faccio senso. Portatelo nella testa, ho dei problemi qui. Allora, qua ci sono delle scalinate, eh? Per queste adesso sono scalinate? Ok. Vada. Bellissimo, cioè, sembrava che sta a vedere Robocop, cioè ti sta vedendo proprio al cinema nel 1980, quello che sia. Mi pare nel 85, non vorrei sbagliare, mi pare. Come? Nell'85, non vorrei sbagliare, 85. Maestro, io non ho mai sentito un Dolby Surround così fatto qua a gola. Allora, cazzi, perché scusami, lei c'ha una gola che è un subwoofer, io questo qua veramente non riesco a immaginarlo. È veramente un artista. Grazie. Allora, a proposito di recitazione, ho inventato una nuova serie, Flame lo sa, si chiama Mortal Range Fighters. È una serie che ho inventato io. Sta su YouTube, vogliamo vederla? Certo, se non ho subito. 4 episodi, vado errato. Sì, Mortal Range Fighter. Quale puntata vediamo? Scegliete quello che volete. No, ci dica lei la migliore, secondo quella lei. Anzi, facciamo così, quella che l'ha reso più fiero di a me piace tutto, perché io ci metto anima e cuore per fare questa serie. Ha più visual, quindi sicuramente ha fatto il botto, una perla. Questa è la tua sigla che dice I am phenomenal, giusto? Sì, allora, perché vi spiego perché ho scelto la canzone Phenomenal di Eminem? Perché veramente mi sono preso a cuore proprio diciamo il soprannome del fenomeno, il fenomenale. Tu ti senti fenomenale? Sì, al 100%. Ma il maestro è la J Styles di YouTube Italia, top sì, J Styles. Esatto, sì. No? Sì, infatti io proprio AJ Styles seguivo. Io infatti seguivo AJ Styles dai tempi della TNA. Ma è giovanissimo. È un talento, è un grande talento. Io peraltro, maestro, quanto mi manca la tua intro quando mi citi. Sì. Quella ah, veramente... faremo vedere pure quello. Mamma mia. Perché io voglio essere serio un io secondo. Io l'ho conosciuto così, no? Un paio di anni fa, ma pure di più, e da lì mi sono appassionato in una maniera astronomica. Il canale del maestro Akuma è un canale così poliedrico, fa così tanti tipi di format e contenuti che veramente fa invidia per la libertà che sceglie di esercitare facendoli a me e penso anche a tanti altri creatori di contenuti. Mo vediamo Mortal Rage Fighters. Prego. Che
figlio mio, ti prego, riportami in vita con te, che ti darò di nuovo vita. Ascolta la mia voce e vivi ancora! Ok. Brava. Oh, top montaggio il maestro, eh? Quanto tempo è passato insieme, Stink? Da molto tempo, amico mio, quando eravamo bambini. Già. È passato così tanto tempo che per poco ci dividevamo per una donna. Per poco, sì. Ma l'amicizia è sempre più forte che mai, fidati. Ehi, cos'è sta roba? Non saprei. C'è una scritta. Leggi. Bottiglia risuscita. Credi che possa resuscitare qualcuno? Non so se credere o meno, ma io sinceramente non ho nessuno da resuscitare, sinceramente. O resuscitare. Vabbè, non c'era nessuno. Secondo me è meglio tenerlo, amico mio. Saggio. Eccolo. Chi è quello? Non lo so, ma non credo che sia uno schiavo di Orci. Cosa facciamo con lui? Ci penso io. Tu stai fermo qui. Anzi, tieniti questo. È uno schiavo di Frost. Okay. Dai, Gialluto, è una rana, intendi? Rana in tedesco. Ehi, tu! Che ci fai qui? Non mi rispondi? Che, ti sei tagliato la lingua, eh? È meglio che mi rispondi. No! No, Raul! No, Raul! Vuoi questa? Eh? Vuoi questa? Eh? Ora devi passare prima sul mio cadavere! Troppo Kung Fu, maestro! Un colpo di green screen. Un ovale verde, bellissimo. Vabbè, ci sta, ci sta. Green screen energetico. Era in realtà è top paint più che altro, vabbè. Ci ho messo poco a metterti fatti fuori, eh? Oh, cazzo! Non hai avuto abbastanza, eh? No! Che scontro vocale. Ma io ti voglio chiedere, Akuma, ma questi luoghi dove tu giri i tuoi video, no? Tipo di mezzi distrutti, apocalittici, dove si trovano? Questa qua era sotto casa mia, dove stavo prima, sotto. Ma era casa tua? Casa tua? No. Sotto, vabbè, era... quella è una delle case abbandonate. Ah, ok, c'è una casa... per fare questa serie, certo. Comunque farei vedere pure qua. Tu oltre a fare allora contenuti di ballo, contenuti di recitazione, contenuti rap, contenuti cantati, anche i cortometraggi. Cura tutto il maestro, no? Montaggio. Maestro, tu non ti fai dare una mano da nessuno,
Sei Andy Murphy, perché sei top attore che fai più ruoli, montaggio, poi? Mi fai finì. Fa gaming. Gaming. Ma soprattutto fai anche critica calcistica. Sì, parlo del Milan. E tu sei del Milan. Eh sì. Io allora, ci parli un po', innanzitutto, non è un po' strano che uno de Montecorvino Rovella sia del Milan? No, non è strano. Ognuno ti fa la squadra quello che vuole. Ma la Milan è de Milano, mi scusi. Lei dovrebbe rifare la Salernitana. Io mi simpaticizzo la Salernitana. Io ci ho visto pure le partite. Cioè? Come cioè? Nel senso che la guardo e la tifo. Io farei vedere un contenuto random di quelli... Ammetti quelli più visti. Una partita di Adrem, no, questo me lo ricordo proprio. Una partita di Adrem. Questo cioè me l'hai mandato su WhatsApp quando sì. Uscì, mi ricordo. Sì, sì, io me li vedo quando posti i video del maestro. Non lo so. Questo io. Allora. Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Sono il vostro maestro. Ma XRX per voi, raga. Questa era la cheat a Gianluca, no? A Mr. Flame, giusto? Diciamo che no, sì, diciamo una piccola ispirazione. Anzi, l'unico effetto che c'era, perché poi il resto è comunque diverso. Certo, vabbè, un omaggio. Prima di cominciare con questo video, andate sempre in descrizione per supportare questo canale tramite donazioni. E ovviamente chi lo fa sarà salutato nel prossimo video. Qui su YouTube, ovviamente. A te, Akuma, te l'ho mai detto che io ti ho supportato e che ho comprato una tazza tua su Redbubble? Sì, l'ho fatto, sì, l'ho visto, sì. Ah, ok, l'ho detto. Ho taggato, sì, tranquillo. Ah, ok, mi ricordo. Sempre in descrizione, raga, da poco tempo in un sito chiamato Redbubble ho appena creato tutti i gadget, ovvero magliette, pantaloni... E io l'avevo comprato. Monte Corvino Rovella. Questo è il mio paese. Dimmi. Qui ho dovuto invece cambiarlo perché purtroppo, dopo tanto tempo, solo per cioè, pure per 10 secondi, cioè, mi è bloccato per copyright. Con la tua stessa canzone. No, quella di prima. Certo. Questo l'ho dovuto cambiarlo. Certo, vabbè, comunque questo è più personale, è meglio, hai messo una canzone tua. Sì, lo so, però, ma quella mi ispirava. Lo so, però il copyright... Dopo tanto tempo me l'ho bloccato, però... Andrem! Come non è possibile prendere un'altra sconfitta del genere? Come non è possibile? Cioè, da quando questo arbitro Banti che fa rima con Lino Banfi? Da quando abita questo? Da quando? Io non lo so! Come è possibile arbitrare in questa maniera qua? Come è possibile? Ma qui che era successo? Il Milan aveva perso... Aveva perso sempre per colpa dell'arbitraggio di Milma. Per quello mi ero ingazzato come una birba. Però dai, allora, mo io voglio sfatare una cosa, no? Tu qua stai a fare un po' il personaggio, no? No, io dicevo pure... No, io qua dicevo quello che avevo da dire. No, certo, cioè, non è che dici... Aspetta, non è che dici cose che non pensi, però all'inizio del video eri tutto calmo, poi hai iniziato così, ti sei autofomentato, diciamo. Sì. Come facciamo noi che esageriamo i toni, no? Però ovviamente dici quello che pensi, no? Perché è fondamentale, perché magari uno che non guarda, cioè anzi uno che guarda per la prima volta un video di Akuma e magari si imbatte in proprio questo video qua, può pensare, ma questo è pazzo, sta fuori come un balcone, ma in realtà chi lo conosce sa che sta esagerando come facciamo anche noi. Sei un personaggio. Lo so. Ah, vabbè, no, è una cosa buona, è una cosa professionale. Sì, perché no, perché io come mi sentivo di dire, capito, cioè ho preso proprio per l'arrabbiatura, perché sapendo cioè, come è andata a fine la partita, cioè non mi è piaciuta la situazione, ho detto come stavano le cose, cioè, però l'ho detto proprio arrabbiando, cioè io lo dico col cuore le cose. Cioè, l'ho detto però, maestro, che tu sei un Johnny Depp, cioè tu ti immergi in svariate parti, vedi, sei proprio un camaleonte, no, visto pure nei contenuti che abbiamo visto prima. Guardiamo un altri 30 secondi di questo video, perché come per stare possibile,
Cioè, io veramente non lo so, non lo so veramente! Io mo mi son rotto il olio, mi son rotto il olio, ma non è possibile, non è possibile! Non è possibile di questo! Io non lo so, veramente. Allora, pure un'altra cosa che denota una consapevolezza da parte tua, Akuma, che io ho sempre notato, è la tua scelta delle copertine, no? Delle anteprime. Cioè, tu hai scelto apposta questo frame dove stai vicino, c'hai questa smorfia, no? Sì, l'ho fatto apposta per clickbait. Io lo sapevo, cioè tu c'hai, è consapevole, hai cognizione, maestro, di quello che fai con le anteprime, no? Pure questa, guarda questa, no? Sì, sì. Ma questa guarda, è una cosa bella, comunque fa anche capire quanto tu sai, diciamo, no? Come posso dirlo? Per la consapevolezza. Della consapevolezza e anche l'accettazione stessa di quello che sei. Appunto. Si è visto anche nei testi di prima. Questa qua è una cosa che secondo me è molto importante, no? Perché magari c'è una persona che poi ti guarda, non è consapevole, lo fa, ma non se ne rende conto magari. Esatto. Tu come ti rapporti, Akuma, con quelli che ti danno del maestro? Ti piace essere chiamato il maestro? Guarda, io all'inizio non avevo nessun, diciamo, come potevo dire, soprannome, che lo dicono tutti quanti, ma io, come ho appena letto, maestro di là, maestro di qua, maestro di là, da là ho iniziato a prendere gusto. Ci hai preso gusto, no? E mo, diciamo, è una cosa che assecondi. Sì. Ma ti riconoscono nel tuo paese? Ma certo. Che ti dicono? Vabbè, tutto il mondo col vino, mi inginocchio nei piedi. Giuro. Davvero? Ti baciano i piedi? No, per dire che mi ginocchiano, mi inginocchiano davanti a me, per dire che mi inginocchiano, ma questa è una cosa orribile. Ma perché? Ma lei è il boss. Perché ti inginocchiano? Ma no, ho detto inginocchiano nel senso loro che mi salutano. Ti inginocchiano, Gianluca! Però comunque, perché la rispettano, perché ti rispettano? Certo. Ah, ok. Però, allora, abbiamo visto quasi tutti i tuoi talenti, ma ancora non abbiamo visto il vero talento virale, secondo me, di Akuma, cioè il canto melodico, non il rap, ok? Questa, diciamo, che è la ciliegina sulla torta di questa live. Sì. Ce l'hai così su due piedi una canzone melodica da cantarci? Melodica? Sì, allora, detto pure prima, no? Quelle napoletane che ti hanno antispirato quando eri più piccolo. Le scritto sono scusami e perdonami, oppure addio amore mio, però io preferisco scusami e perdonami, perché questa è la più, diciamo, come posso dire, la più bella che c'è. Prego, quindi, vada! Vabbè, è una canzone neomelodica questa. Scusami e perdonami. Perché il nome del testo, aspettate un secondo, 5 minuti. Aspetta un attimo, tanto io ho... Devi trovare la base? Sì. Vai. Guarda, la stacco poi dopo, cioè nel senso la musica. Certo, vai. Okay. Non ti preoccupare. Io so che comunque tu ancora non hai fatto o l'hai fatta una cover della nostra sigla? No, devo essere sincero, ancora no, anche perché ho bisogno, la base cioè solo strumentata, capito? E poi... Però ha fatto quella dei futuri, o Simone? Ha fatto Ginevra, sì. Ho fatto Ginevra e l'altro, come si chiama? E poi l'altra, Morto hai fatto. Morto, esatto. Perché, vi spiego com'è la situazione, perché io su Audacity c'è una tecnica che rimuove la voce sulla base. Sì, quindi hai rimosso la mia voce. Ora, mentre cerchi la base di questa neomelodica, allora facciamo ascoltare questa cover. Sì. Allora, non lo trovo la base. Benvenuti in questo video, sono il vostro maestro! Prima di cantare questa cover, vorrei salutare e dedicare a tutti gli utenti di YouTube, Facebook e Instagram. Come sempre, la canzone di oggi si intitola Morto, cantata da Simone Santoro, detto Tutubo. Ho scoperto che
alla fine posso scrivere di te. 22 giorni per capire che non torni. Ho sbagliato io. Non pensare che rinneghi, ma questa punizione non è degna del suo nome. Da giorno alla notte scarificato in testa come morto. Dimenticato, vuoto, privo di dolore, amore, male per te. Beh, che devo dire, Simone, come ti senti con questo omaggio? Beh, appunto, mi sento omaggiato, devo dire, e fiero di chi mi coverizza, insomma. E ce l'hai pronta ora la base? Ma sicuramente sì, sì, ce l'ho già pronta, sì. Vai, perfetto, prego. Perfetto, andiamo. Vada! Aspetta, posso anche pagare? Vada, la giusta conclusione di questa live. Ognuno ha stessa storia, ognuno stessa cosa, ognuno non cambia sempre, ognuno c'ha pece cambia, l'amore sempre sofferto, l'amore sempre triste, l'amore sempre difficile, l'amore sempre strano. Non voglio finire sta amore, non voglio finire sta storia, non voglio soffrire ancora, non voglio piangere ancora. Io voglio restare con te, io voglio vivere con te, io voglio morire con te, io voglio far amore con te. Scusami, perdonami, scusami, perdonami, scusami, perdonami. Scusami, perdonami. Scusami, perdonami. Ma cos'è? Scusami, perdonami. Scusami, perdonami. Scusami, se ti fanno soffrire, perdonami se ti fanno chiare, scusami se ti penso poco, perdonami se sono stato lontano, scusami se penso a me stesso, perdonami se ci fa tale male, scusami se sto fanno ancora, perdonami se sono stato uno stronzo, scusami se sei rimasta sola, perdonami se ti ho rubato un bacio, scusami se non ci hai creduto, perdonami se sono stato egoista, scusami se ci hai sbagliato, perdonami se ci hai fatto errore, scusami per tutte cose, perdonami per tutte cose, scusami, perdonami, scusami, perdonami, scusami, perdonami, scusami, perdonami, scusami, perdonami, scusami, perdonami. Scusami, perdonami. Scusami, perdonami. Scusami, se ti fanno soffrire, perdonami se ci fanno soffrire. Scusami se ti penso poco, perdonami se sono stato lontano. Scusami se penso me stesso, perdonami se ci ha tale male. Scusami se sono strappato ancora, perdonami se sono stato uno stronzo. Scusami se sei rimasta sola, perdonami se ci fanno un bacio. Scusami se non ti ci creduta, perdonami se sono stato egoista. Scusami se ci hai sbagliato, perdonami se ci hai fatto errore. Scusami per tutte le cose, perdonami per tutte le cose. Ok, suspense, non è ancora finita, aspettate. Suspense. Noia,
Zema, noia, per sempre. Io non ti voglio lasciare, io non ti voglio perdere. Noi stiamo insieme, noi facciamo amore. Io per te faccio tutte cose, io ti dico solo delle cose. Scusa me, perdonami, scusa me, perdonami. A posto. Ah, bravissimo, mamma mia, un'interpretazione. Io vorrei sentire quella originale per capire meglio, diciamo, la parte centrale del pezzo, no? Scusami, poi che è che dicevi? Scusami per... Perdonami. Ma cos'è quello? Che cos'è? No, l'ho fatta io perché per via del ritmo. Ma si può tipo ascoltare? Sì, come si chiamava? Perdonami, così l'ascoltiamo originale. È una curiosità immensa. Che cazzo? No. Aspetta, chi la canta? Lui. Lui. No, che è lui. Chi? Di chi è? Lui, no, è sua. È sua! Ma è tua! Sì, è mia, tu dubbi. Avevo capito male, pensavo fosse una cover. No! Ho sbagliato, scusate. La sentivi com'era piena di enfasi, com'è che l'ha fatta sua. Ma anche la performance. Mi sono sbagliato. Ma anche la performance. Ma non brutta, c'è, no? Ma non ha c'è. Fatto una performance deve veramente che sembrava quasi recitata proprio con la ragazza davanti. Io lo vedevo. Ma dov'è? Perdonami. Io me la sono vista questa fantomatica ragazza. Scusa, ma perdonami. No, nell'album. Aspetta, non mi ricordo più. Era il terzo album, se non mi sbaglio. Ma sta su... Il terzo album? Sia su YouTube sia su... La cerco su YouTube, che preferisco. Sì, meglio. Che okay, Non lo so, sì. Scusami e perdonami. Ah. Ok, ecco. Video ufficiale. Sì. Questa lì. La copertina... Quella era il secondo album, non è il terzo. Il salone degli eroi. Top Olimpo. Bello. Ma questo è tipo un albergo di lusso. Dov'è che sei andata? Dov'è che ti sei regalato? No, montaggio. È un montaggio? È un fotomontaggio? Fotomontaggio, sì. Ah, ok. Scusatemi, ma ho avuto le erezioni. Voglio dire emozioni. C'hai avuto? C'ho voluto un'erezione, volevo dire emozione. Mi sono prego, mi sono... No, cioè, no, si figuri. Di socio. Ognuno ha la stessa storia. Mi piace l'improvviso, proprio. All'improvviso, è tipo un jumpscare. Ognuno ha la stessa storia. Ognuno ha le stesse cose. Ognuno ha l'ucap sempre. Ognuno c'ha per cercare. L'amore è sempre sofferto. L'amore è sempre triste. L'amore è sempre difficile. L'amore è sempre strano. Non voglio finire st'amore. Non voglio finire sta storia. Non voglio soffrire ancora. Non voglio piangere ancora. Io voglio restare con te, io voglio vivere con te, io voglio morire con te, io voglio far morire con te. Scusami, perdonami. 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 Scusami se ci fate soffrire, perdonami se ci fate chiagnere. Scusami se ti penso poco, perdonami se sono stato lontano. Scusami se penso a me stesso, perdonami se ci ho trattato male. Scusami se sono fatto ancora, perdonami se sono stato uno stronzo. Scusami se sei rimasta sola, perdonami se ci ho allungato in faccia. Scusami se non ti ho creduto, perdonami se sono stato egoista. Scusami se ci ho sbagliato, perdonami se ci ho fatto errore. Scusami per tutte le cose, perdonami per tutte le cose. Scusami, perdonami.
Maestro! Ma poi che t'ha, alla fine, t'ha perdonato? Mi perdona sempre. Bello. Bello. La invidio molto. No, perché io quando faccio degli errori, cioè, io non dico quella cosa, cioè pretendo di avere ragione. No, quando io sbaglio, lo riconosco, chiedo perdono. Questa grande perla, maestro. È una perla di saggezza, non da poco. Guardi, maestro, la ringraziamo di averci tenuto compagnia, sicuramente verrà reinvitato magari per qualche altro format. Sì, noi abbiamo peraltro, no, quella cosa là che stavamo a dire, di quel format dove ci saranno balli, canti, e certo. Il maestro è sicuramente invitato se vuole, Però ovviamente solo il pomeriggio, perché le sere, voglio dire, le sere mi dissocio, no, perché la sera sono vicina al mio cuore, cioè Sabrina, che è la mia fidanzata. Certo, no, va bene, il pomeriggio. Ma certo, maestro. Va benissimo. Grazie. Niente, ci riaggiorniamo, grazie mille. Allora, se volete seguire il maestro, basta cercare Akuma X Rex, questo qua è il suo canale YouTube, andate ad iscrivervi, Akuma X Rex. Su Spotify anche. Anche su Spotify e su Instagram pure. E anche Twitch. Pure Twitch, perfetto. Prima, noi ringraziamo il maestro, ma vorrei dire una cosa in chiusura di questa live. Prego. A breve. No, vabbè, ringraziamo il maestro. Intanto salutiamo, ok. Quando siamo soli. Arrivederci. Grazie mille, maestro. Ciao, grazie, un abbraccione. Ciao. Un bacio a Baffo, un bacio a T-Rex. E mi raccomando, iscrivetevi ai miei canali, perché se altrimenti il T-Rex vi mangerò. Ciao, grazie. Ciao, mille maestro, grazie. Ciao. Simone, ci ha risposto Giumbo Drillo, ma in un video su YouTube? No, in un commento poco fa. No, sì, se mi vuoi... mi ha scritto anche in privato. Ah, ok, no, perché qua c'è un bel commento, diciamo, se te lo volevo far leggere. E vabbè, lo leggiamo, mettiamo qua la reaction. Lo sul cellulare, lo devi cercare su YouTube, sennò. In merito alla live di ieri sulla maturità. In merito alla live di ieri, no, ma così, io neanche l'ho letto, ci ho proprio visto il commento e boh, ho detto magari lo vediamo. Giumbo Dillo ha commentato la live di ieri, adesso basta, per criticare le mie idee in una live, ok. Scherzi a parte, rimango della mia idea sull'utilità dell'esame di Stato per come è organizzato ora. Eliminarlo definitivamente magari è un po' troppo, vero, ma potrebbe tranquillamente essere migliorato come il resto del sistema scolastico. Sono d'accordo con lui. E non è che... Giumbo Dillo, quando potrà, verrà qua al Cerbero. Io non è che ho difeso... Non vedo l'ora di avere ospite Giumbo Drillo, perché secondo me uscirà fuori una live di Cristo. Io ovviamente ieri ho fatto il Dudubi, mi sono scaldato, quando in realtà, cioè, anch'io sono abbastanza moderato sulla questione, cioè non ci guadagno nulla a difendere la maturità, però così eliminarla di punto in bianco continuo a pensare sia una cazzata. Va bene ragazzi, ci vediamo stasera. Ciao ragazzi, ciao. Grazie mille per aver visto questa live, stasera come al solito ore 21. Prossimamente ci sarà un ospite, lo diciamo chi? Ma diciamolo, Ilias Maluma al Cerbero Podcast. Ma non questa sera. Prossimamente, dovrete collegarvi per scoprire quando. Ciao ragazzi. Molto bene, non mi taglierò le vene, mi serve una trasmissione da vedere in punto di morte, sono a casa in catene, gli altri escono tutti insieme, ecco un podcast in azione che presto cambia la mia sorte. Cerbero, Pablo Podcast. Tre teste per un Cerbero, Cerbero, Podcast. Troppi goblin in questo mondo, no.
tanto.